A Chiaravalle, presso la sede dell'Auser, si è discusso di violenza di genere che ha tantissimi volti. Linea a Battista De Angelis. Gianfranco Mammone, presidente dell'Auser, questo circolo meraviglioso che esiste qui a Chiaravalle. Sono importantissimi questi convegni, questi dibattiti, anche perché andrebbero più pubblicizzati, più frequentati, perché la gente deve prendere coscienza di alcuni problemi, anche drammatici, che succedono nella società. Sì, noi è il primo evento di questa nostra, diciamo così, nuova fase dell'Auster di Chiaravalle. Abbiamo pensato di fare un convegno contro la violenza di genere perché è un problema di stretta attualità, oltre alla guerra che stiamo vivendo, però perciò abbiamo chiamato due esperti di Mondo Rosa perché vogliamo capire quali sono le conseguenze reali della violenza che una donna subisce, perché la violenza non finisce nell'atto in cui si consuma, ma provoca conseguenze ulteriori che vanno curate e soprattutto la conoscenza ci permette di prevenire. La cosa importante è prevenire. Prevenire, per prevenire è necessario parlare. Parlare perché la conoscenza è comprensione e attraverso la comprensione diventiamo sicuramente migliori. E siamo con la dottoressa Romina Ranieri. Allora, tutti quanti noi ci chiediamo quali siano le cause di questa violenza sulle donne, che poi può avvenire sia nell'ambito domestico che nell'ambito sul posto del lavoro. Ecco, quindi può essere una scarsa cultura da parte dell'individuo, uso di droghe, uso di alcol, oppure considerare la donna, negativa oppure inferiore all'uomo. Allora, diciamo che ciò che accomuna tutto quanto questo che lei ha appena elencato, in realtà, vorrei fare anche una precisazione, è proprio il problema della violenza sulle donne è un problema culturale, quindi si può presentare nei diversi ambiti, sicuramente soprattutto si presenta in ambito domestico, ma anche sul luogo di lavoro proprio per la concezione che si ha, della donna. Poi diciamo che tutti quanti quelli che possono essere risvolti da un disturbo psichiatrico, un uso di sostanze, è un quid in più che però, non è determinante nell'uso della violenza perché comunque parte sempre tutto quanto da un fattore culturale. Quindi quando succede qualcosa del genere bisogna subito telefonare. Ecco, ci sono dei numeri, c'è il 112 per esempio, oppure l'1522 che è l'antiviolenza e anti-stalking. Esattamente, c'è il numero nazionale che è il 1522 a cui noi come centro antiviolenza siamo collegate come tantissimi altri centri antiviolenza d'Italia ma anche del territorio calabrese a cui si può chiamare, quindi poi la chiamata verrà naturalmente dirottata a quello che è il centro più vicino dove la donna si potrà recare e chiedere aiuto. Noi naturalmente anche come centro antiviolenza, sia noi ma che gli altri centri antiviolenza del territorio regionale, abbiamo poi naturalmente tutto quanto un numero verde gratuito che noi daremo anche stasera, che è attivo H24, proprio per rispondere a quelle che sono le richieste d'aiuto delle donne. Sono anche i consultori familiari, mi pare. I consultori familiari. I consultori, diciamo che svolgiamo un lavoro diverso, nel senso che anche all'interno dei centri antiviolenza ci sono tutte quante professioniste, psicologhe, assistenti sociali, educatrici e quant'altro, ma siamo specializzate sulla tematica della violenza, quindi come dire, un quid in più. È giusto che una donna che subisce violenza, sicuramente il consultorio familiare può essere un primo step, ma è bene che in qualche modo riceva aiuto da chi è anche specializzato su questa tematica a 360 gradi, avendo anche consulenze legali e quindi la possibilità anche di attivarsi legalmente a supporto della donna e quindi offrire un aiuto a 360 gradi. Allora Antonietta, il tema di questa sera è delicatissimo, si parla di violenza sulle donne, un qualcosa che sta avvenendo in modo preoccupante in Italia. Allora, noi dobbiamo partire che ci sono due matrici. Il fatto della violenza di genere è
un fatto sia culturale che sociale nel nostro paese. Diciamo che comprende quasi tutta l'Europa, però ci sono dei paesi che sono molto più sviluppati e questo non succede. Però violenza di genere non vuol dire solo il femminicidio. Violenza di genere comprende anche l'omofobia, le questioni politiche e religiose. Quindi è un problema molto serio. Non è facile estirparlo, perché sociale è nel momento in cui in un paese non ci sono strutture, non c'è la possibilità di far lavorare le donne dove possono essere libere dalla dipendenza economica del coniuge. Quante volte magari due non si lasciano perché non ha cosa fare la moglie o il resto. E poi è culturale, perché dipende da tanto tempo, dove nelle famiglie si è sempre pensato che l'uomo fosse il capo famiglia, quindi il padrone della propria famiglia. Allora siamo con Rossella Napolano, che fa parte della questione regionale, mi pare, vero? Ecco, lei interviene a questo dibattito, che è di un'importanza ormai diventata accattivante in Italia, e non solo, è un fenomeno nazionale ma anche a livello mondiale. Sì, purtroppo il fenomeno, diciamo, della violenza di genere è un fenomeno trasversale che ci tocca direttamente, sia per fattori culturali che viviamo nel nostro paese, sia che vediamo nel mondo in casi, insomma, anche molto eclatanti. È una battaglia che conduciamo anche, diciamo, nel quotidiano, con il linguaggio, con, diciamo, cercando di trasmettere una cultura della non violenza, soprattutto per trasferire alle nuove generazioni il messaggio dell'uguaglianza, della parità e del rispetto tra le persone e delle diversità. Questo è un messaggio che abbiamo il dovere di trasferire e di promuovere, soprattutto, ripeto, con i giovani e le nuove generazioni, attraverso delle esperienze positive. Quindi speriamo che anche questi momenti di condivisione, questi momenti di confronto, di dibattito, servano a capire il fenomeno a 360 gradi, che non è soltanto un fenomeno legato alla violenza quando sentiamo i casi eclatanti di morti, di femminicidi, ma è un fenomeno che è anche molto nascosto, molto sommerso. I centri antiviolenza ci danno dei dati anche molto allarmanti su questo, e sappiamo che c'è un sommerso che piano piano va scoperchiato all'interno, diciamo così, dei nuclei, soprattutto dei nuclei familiari, dove spesso si perpetuano queste circostanze tristi. Dottoressa, allora, benvenuta a questo colloquio, a questo simposio, che è molto una tematica importantissima. Intervengono diverse componenti per quanto riguarda questa violenza sulle donne, no? La maggior parte è il livello culturale dell'uomo. Sì, io sono Laura De Caria, faccio parte della segreteria dell'area vasta della CGIL SPI, che è della CGIL Pensionati, Crotone, Catanzaro e Vibo. Io vengo da Crotone e ho accolto veramente con entusiasmo questo invito da parte di Antonietta, della compagna Antonietta. Credo sia veramente urgente, non è più importante, ma veramente diffondere per uscire fuori, non solo noi, ma tutta quella violenza sommersa che c'è in giro, ma a qualsiasi livello, non solo, ecco, violenze sessuali, ma anche proprio violenze da parte di anziani, violenze psicologiche, violenze economiche. E questo vuole essere proprio un invito a tirare fuori tutto il malessere nei confronti delle donne. Purtroppo il nostro territorio, che è un territorio impoverito, non c'è neanche la convinzione proprio di tirare fuori questo malessere, per condizioni anche economiche, quindi ecco, la donna che è ancora più penalizzata da un punto di vista economico, si trova sottomessa a certe angherie, proprio perché non ha l'indipendenza economica, e questa la porta a sopportare qualsiasi violenza
non solo da parte degli uomini, ma anche, cosa ancora più triste, da parte dei figli stessi, che quindi hanno delle esigenze che non trovano sforzo. Dottoressa, come ce lo spieghiamo questo, nonostante l'emancipazione della donna che ha avuto negli ultimi anni? Sì, emancipazione della donna, ma se non c'è un'emancipazione culturale, sociale e soprattutto anche un'indipendenza economica, cosa che parte tutto lavoro, tutto da là, il lavoro che manca e che non c'è crea proprio tutte le sfaccettature più dolorose e più tristi, e chi ci rimette è maggiormente la donna. Nonostante ci sia questa emancipazione, ci sono ancora molti retaggi mentali, e per cultura e per vergogna, che non si tirano fuori. Quindi queste riunioni servono proprio a fare rete con tutte le associazioni per cercare di essere vicina alle donne che sono proprio frustrate e che non sentono proprio che sentono proprio la necessità di condividere questo loro malessere. Quindi abbiamo accolto veramente con piacere. Queste iniziative non devono essere sporadiche, perché non c'è altro mezzo, proprio tirare fuori tutto e quindi amplificare.